Salve a tutti ragazzi, io sono Luca29 e benvenuti in questa nuovissima unboxing. Oggi, come era anche piuttosto prevedibile, farò l'unboxing di Far Cry Primal, in particolare della Collector's Edition, che diciamo che io non sono uno di quelli che le compra spesso, in realtà è la prima. Ma alla fine costava 10-15 euro più dell'edizione standard, quindi ho detto vabbè, proviamo. Ho investito un po' di più in denaro, ma insomma, sembra figa. Quindi passiamo all'unboxing. Ok ragazzi, allora, cominciamo subito. Questo qui è diciamo il cofanetto principale. Si apre, è tipo una sorta di copertina. No, vorrei stare attento a evitare. Ok, questa la mettiamo qua. Allora, e vabbè, il gioco, innanzitutto Made in Poland, si presenta con questa sorta di, chiamiamola steelbook cartonata, a forma di dente di non so cosa. Ok, e dentro abbiamo varie robe. Io le tiriamo fuori. Allora, vabbè, ovviamente c'è al suo interno il gioco. Gioco per PlayStation 4. Ovviamente partirà la nuova serie in contemporanea con, diciamo, gli ultimi episodi di Mad Max. E vabbè, la copertina si presenta normalissima, scritta in italiano e spagnolo. E vabbè, posso anche provare a aprirla, ma non credo che dentro ci sia niente di speciale. Forse non so se c'è qualche codice. C'è, vabbè, il disco, la guida. Una guida normalissima, ovviamente dove non ci spiegano niente. Ci dicono che le istruzioni stanno sul sito, quindi. Ok, poi, che altro abbiamo? Abbiamo un game soundtrack, quindi le canzoni del gioco, che spero siano fighe, perché vediamo com'è. No, non vorrei rovinarlo. Ok, normalissimo disco, niente di che, però sicuramente l'idea di mettere gli audi del gioco sicuramente carina. Ah, in altro, eh sì, in altro. Inoltre vi sono i Weya Audio Recordings. Non so che vuol dire Weya. Non lo so. Però dato che c'è scritto performed by tutte queste cose, potrebbero essere le registrazioni dei vari personaggi all'interno del gioco. Forse, non lo so. Poi abbiamo dei contenuti sbloccabili, qua dietro, vabbè, vi è il codice. I contenuti sbloccabili sono 3 DLC, la leggenda del mammut, un'arma extra chiamata il Sasti Sangu, Sangu, Blood Sasti, vabbè, che potremo, immagino, utilizzare nel gioco, e 4 pacchetti di questa roba qua, non so. Vedo api, gufo, tigre della preistoria e mammut. Ok, poi abbiamo una steelbook fighissima, questa è veramente figa. Far Cry Primal, qui davanti i soliti dentoni, che mi devo informare di che animale si trattino. E due dischi, credo che uno sia per il gioco e l'altro per i contenuti, quelli musicali. Poi abbiamo una mappa, la mappa di Oros, che credo sia il mondo del appunto di Far Cry, stile molto GTA sembrerebbe. Allora, ovviamente, tra l'altro c'ha un odore. Ok, spero che si veda tutta, cioè almeno in parte, vabbè, comunque. Ci dice dove si trovano i villaggi, qui, ah no, ce n'è uno solo. Poi punti di interesse, praticamente è una sorta di spoiler della mappa, perché ovviamente noi,
Ora non ho idea di da dove partiremo, ma sicuramente bisognerà poi esplorarla mano a mano. Questa invece ci dà quelli che sono, diciamo, i luoghi di interesse. Anche se, per esempio, qua ci dice location inesplorate e non scoperte, che non ci dice cosa sono. E poi inoltre credo ci saranno dei collezionabili, sicuramente, perché, insomma. E poi vabbè, delle creature, diciamo i capi praticamente da cacciare, questi sono capo degli orsi, vabbè, zona dei mammut, e poi vabbè la fauna, quindi i vari animali dove trovarli, questo è molto simile anche a Far Cry 3 e 4. E infine abbiamo quella che mi sembra di aver capito sia la guida, una sorta di guida del gioco. Tuttavia in inglese, e sinceramente ci sono un po' rimasto male, devo dire, perché mi aspettavo fosse in italiano, però comunque vabbè, ci spiega come ha la fonetica della lingua. I vari tipi strani qua del gruppo, perché forse questi tipi parlano in questa lingua strana, cioè non in inglese o comunque vabbè che Far Cry solitamente ha anche i dialoghi in italiano, quindi. E poi qui, ecco, qua c'è per esempio c'è la traduzione di varie un vocabolario praticamente. Mu, per esempio ma lo dicono mo. E è tutto, dicono Xomont, vabbè. Sì, diciamo, sono cose piuttosto, mo non dico inutili, però. E poi, vabbè, qua parla della caccia, sì, è diciamo un dizionario. Un dizionario dall'inglese a non so quale lingua. Qua ci sono i vari versi. Le armi, queste credo siano le armi. Allora abbiamo quattro tipi di archi, delle bombe, che sto proprio curioso di sapere di cosa sono fatte. Poi abbiamo queste lance, quattro lance. Questi non ho idea di come Kadgel, non so cosa vogliono dire. E un coltello. Ecco, esplorazione, forse qua si fa più interessante. La natura, ok, la foresta temperata, i ghiacciai, ok, rischi e pericoli, tundra, la vita del villaggio, ok, vabbè, diciamo che insomma non credo lo leggerò almeno tutto, però. Diciamo sì, l'idea era carina, ma secondo me io penso che i dialoghi siano in italiano, cioè no, scusate, i dialoghi, come si chiamano? I sottotitoli, perché se no sono cavoli. E bene ragazzi, direi che per questa unboxing è tutto, noi ci vediamo, ora voi qua mi vedrete le mani, ma sinceramente mi sembra inutile spostare il telefono e tutti i cavoli. Noi ci vediamo, nel prossimo episodio, che probabilmente sarà proprio di Far Cry. Ciao a tutti.